Inizia da Seravezza, con questa vista su Corchia e Pania della Croce. L'escursione al Pizzo delle Saette con Maurizio e Papucci. Andremo su per il rifugio del Freo, poi il Callare della Pania e poi si scende per la cresta e si raggiunge il Pizzo delle Saette a quota 1720. Rifugio del Freo, siamo arrivati alle pendici del Corchia, che è quello lassù. Qui c'è Pania della Croce da un lato e a sinistra c'è la nostra meta di oggi, che è il Pizzo delle Saette. Abbiamo fatto il 129 partendo da Fociomboli e per una via alternativa che non avevo mai fatto siamo arrivati qua a 1180 metri, quindi il dislivello è più di 600 metri, no, non più, poco meno di 600 metri, 540 metri di dislivello da qui, da questo posto. Bello, molto bello, giornata splendida. È talmente bello sto posto che rimani ubriaco. Siamo nel lato rifugio del Freo, qua ci sono delle posizioni della linea gotica. Le comunioni dei beni comuni, qua c'è tutta una mappa che parla di mosceta, flora e fauna. Qui c'è una torbiera praticamente che scende giù. Là sono gli Appennini e qui davanti il top, Pania e Pizzo delle Saette, che è quello là, che sta sulla parte occidentale più basso e dovremo fare la cresta dal Callare. E niente, au revoir. Qui siamo a Mosceta, ricordi di 2019, primo posto, prima volta, foce di Mosceta, correggo, non Mosceta che avevo scritto con due T. Eccolo qua, gruppo vacanze non Piemonte, partiamo. Siamo alle Corfigliette, un vento che tira via e si continua sempre verso il Callare che è lassù in cima, è quello il pizzo dove dobbiamo andare. Questo posto si chiama le Corfigliette, molto ventoso, e giù di sotto c'è Pruno e Volegno, quello è il Corchia, Sumbra e Fiocca, e in mezzo a loro, anche se non dall'altra parte, la Tambora. Si prosegue. Indomiti. Col di Favilla, inquadrato davanti, sotto, sul suggerimento di Maurizio, che ne sa una più del diavolo. Quella è Isola Santa, ci sarà sicuramente anche il puntato da qualche parte, ma vabbè, adesso. Questi sono i due canaloni e giù c'è la croce di Petronio, attenzione, non San Petronio, perché San Petronio è un altro pianeta. Discesa dalla normale, tutto ok, bello, sembra Grondilice. Quella è la Pania della Croce, adesso questi valloni, questa discesa da un simile canale delle rose, somiglia a quello del Pisanino, più facile forse, però bello, molto bello, vento e terra, come si dice. Questo è il punto di uscita della normale che parte da Focetta del Puntone, fa la Pianizza e viene su per questi bollini, scalinate, e si arriva qua e ci si ricongiunge alla cresta. Adesso praticamente forse è un po' più facile, il forse è d'obbligo, comunque si fa. Uomo morto, Pania secca, denti della Pania secca, Corchia, altissimo, sagro, cavallo, Pisanino, Grondilice e Pizzo delle Saette, che c'è gente. Il Rovaio e Cima del Gesù qui davanti e poi Giovo, Cimone,
Cusna Prado, che sono le vette appenniniche dei 2000 metri che prima o poi farò. Missione compiuta, siamo tornati alle... c'ha un nome questo posto, non mi ricordo più. E Maurizio, come si chiama questo posto? Le Gorfigliette. E lassù c'è la nostra meta raggiunta brillantemente. Direi che anche questa volta si torna a casa sani e salvi. Abbiamo cambiato strada dalle Gorfigliette, stiamo scendendo giù per una strada innocua che comunque porta comunque al rifugio del Freo. Questa è la Pagna e là abbiamo probabilmente Pruno, scusate, il Monte Prana, Piglione e gli altri monti. Questo è il Gorgia, là c'è il Sumbra, Gabberi, gran vista, gran giornata, qui si scende giù un po' per sfasciumi, ma niente di particolare. Si arriva al rifugio, poi vediamo se andiamo per la stessa strada, ma probabilmente sì, se no le macchine non le raggiungiamo più. Là è Pruno e Volegno, e quello è il Piglione, sì, quello laggiù. Lago di Massaciuccoli, bellissimo. Pagna della Croce, costoni che scendono giù così a gratis. E quella lì è la Pineta di Mosceta, posto splendido. Lì siamo sui 1100, quindi il dislivello che abbiamo fatto fino al Callare è più o meno 700 metri. Poi siamo scesi addirittura per andare sul Pizzo perché è più basso. Bella abbettaia, molto bella, fitta. Là è il Sumbra. E siamo arrivati. Questa è la base verde del Gorgia. E quella è la strada per Mosceta e Rifugio del Freo. Questa strada sottobassa invece porta a il rientro, diciamo, da Col di Favilla, oppure verso Piglionico, insomma, aggirando il Pizzo delle Saette. Quindi ci sono varie chance di raggiungere località varie. È molto panoramica, molto bella, piena di animali, a volte ci sono cerviati che scorazzano a gruppi, non è difficile trovarne a una certa ora specie.